Gianni Ruofini, direttore generale Amnesty International Italia, siamo al margine della presentazione del rapporto annuale. Allora, direttore, parlare di diritti umani significa anche parlare di diritti delle donne, la violenza domestica, la violenza in generale, le discriminazioni, ma c'è anche un accenno al diritto all'aborto. Che significa, secondo voi, diritto all'aborto per le donne? Beh, noi riteniamo che tutti gli individui, a partire dalle donne naturalmente, debbano avere la libertà di decidere se fare figli, quando fare figli, con chi fare figli. Il diritto alla procreazione corrisponde a un uguale diritto a non procreare se le proprie scelte personali o condizioni di vita non lo consentono. Ed è evidente quindi che gli stati devono fornire alle donne i mezzi per decidere liberamente sulla procreazione e quindi anche eventualmente i mezzi per interrompere una gravidanza indesiderata o inopportuna per le condizioni della donna stessa. Quando, come nel caso italiano, il diritto esiste sulla carta ma poi non trova pratica realizzazione nella realtà, la contraddizione diventa molto grave e la responsabilità dello Stato è particolarmente significativa. Certo, anche perché parliamo di salute riproduttiva e quindi c'è tutto un apparato di norme, di assistenza, di servizi che vanno messi in atto. Ecco, direttore, l'altro aspetto invece di questa intervista voleva vertere sulla libertà di stampa, sul pluralismo e su questa campagna che 200 testate, piccole testate o tematiche o territoriali hanno lanciato, meno giornali, meno liberi. Il vostro sostegno perché? Perché naturalmente il tema della libertà di opinione, della libertà d'espressione è sempre stato uno dei temi storici di Amnesty International, quelli per cui siamo nati e che abbiamo continuato a portare avanti per più di 50 anni. È grave quando si riducono gli spazi di espressione, è grave quando giornali, testate giornalistiche, anche online, non trovano lo spazio, non trovano la possibilità di esporre idee, di fare le loro critiche, di contribuire al dibattito pubblico su tutti i temi di libertà e di diritti e su tutti i temi politici o di altra natura. Ecco, la riduzione di questi spazi, decisa con un tratto di penna, cancellando i contributi pubblici all'editoria, hanno forse risposto a un'esigenza economica piuttosto miope, ma hanno avuto sicuramente un drammatico impatto e potranno averlo ancora più grave se non si torna indietro sulla libertà di stampa nel nostro paese, e questa è una delle libertà fondamentali in una democrazia. Che già sappiamo essere abbastanza minacciata. Purtroppo. Perché non godiamo di ottima salute, no? Siamo al 73esimo. Siamo molto in basso nella classifica della libertà di stampa stilata dalle Nazioni Unite e siamo un paese dove l'esistenza di monopoli nell'ambito dell'informazione è così significativa da creare veramente preoccupazione. Dal vostro punto di vista di organizzazione internazionale, quindi avete uno sguardo largo sui diritti, uno sguardo macro ma anche sul micro, queste piccole testate che ruolo possono avere nella cultura, del far crescere la cultura del diritto? Beh, naturalmente dare spazio all'espressione delle minoranze, a idee che non trovano riscontro magari negli interessi del grande sistema mediatico industriale, aiutare la circolazione di idee e quindi la crescita, lo sviluppo, la formazione dell'opinione nelle persone in condizioni di libertà e di autonomia, come giusto che sia, e oltretutto la capacità di toccare temi che non sono toccati dalla grande stampa, che sono dimenticati. Le piccole testate spesso ci disvelano delle realtà, ci aprono delle finestre sul mondo e sulla nostra stessa società, sono fondamentali da questo punto di vista. Quindi un ruolo non piccolo ed è per questo che ci sostenete. Grazie a Gianni Ruofini, direttore di... E auguri. Grazie.